Serie B-Win, tutti i colori della passione. Allo stadio Ezio Scida per la 24esima giornata di Serie B-Win si affrontano Crotone e Torino. Torino che si presenta a questa trasferta senza lo squalificato Gbonna. Debutta Antenucci, neo acquisto a fianco di Bianchi nel Toro in attacco. Ritorno da ex del tecnico Granata Franco Lerda, accolto da applausi. Corini deve rinunciare allo squalificato Loviso, ritrova in difesa migliore. Arbitra il signor Baracani di Firenze. Si vede subito il Torino in avvio di gara con De Vezzi che controlla il pallone dal limite. Questo gran tiro e Belet non trattiene per poco, non combina, veramente grossa. Ancora al quarto d'ora, questa volta il Crotone, svirgolata di Budel, dal via l'azione personale di Galardo. Gran tiro, vola bassi mettendo in calcio d'angolo. Bell'intervento del portiere del Torino, Torino che poi si rivede in attacco, assist di Budel per Antenucci il cui tiro è bloccato questa volta da Belec. Ancora pericolosa la formazione Granata con un cross che arriva dalla fascia sinistra da parte di De Feudis e Abruzzese anticipa di testa l'intervento di Rolando Bianchi. Fa tutto da solo poi De Vezze ma calcia dal limite alto sopra la traversa della porta del Crotone. Lerda insiste nel richiamare i suoi. Finisce il primo tempo con Gasbarroni, inserimento per Rolando Bianchi, tiro in scivolata, Belec in due tempi con Antenucci pronto alla deviazione. Si riparte nella ripresa sempre sullo 0-0 e si rivede nuovamente il Torino con Gasbarroni, insidioso il suo tiro cross, Belec tocca quel poco per mettere fuori tempo D'Ambrosio. Possibile deviazione da due passi di D'Ambrosio, lo vediamo, ma Belec è importante, il suo intervento è decisivo. Poi ancora Torino con De Vezze per Antenucci, il pallone in mezzo, colpo di testa del nuovo entrato Paolo Zanetti, palla facilmente nelle mani di Belec. E vediamo questa azione del Crotone con il colpo di testa di Abruzzese, il fallo di mano di Paolo Zanetti. Non ha dubbi l'arbitro, il signor Baracani, e calcio di rigore. Vediamo dal dischetto Ginestra, ammonito lo stesso Zanetti oltre che Gasbarroni per proteste, batte Ginestra ma para bassi e per Ginestra il secondo errore consecutivo dal dischetto, era già accaduto ad inizio gennaio contro il Portogruaro. Vediamo, intuisce bene bassi ed è decisivo questo suo intervento. Cross dalla sinistra di Grofolo, testa di Bianchi e palla su cui Belec interviene liberando, anticipando tutti, allontana poi la difesa del Crotone. Ancora Torino in attacco, in questa occasione il calcio d'angolo sul primo palo, ancora Bianchi pericoloso sull'angolo battuto da Sgrigna e palla di poco a lato. E il Crotone che però passa in vantaggio, splendida la conclusione di Cutolo dalla destra, una gran conclusione, il sinistro vincente di Cutolo che mette alle spalle, lo rivediamo, di bassi, imparabile la conclusione per il portiere del Torino ed è il gol del vantaggio del Crotone, il settimo gol stagionale per Nello Cutolo. Entra il neoacquisto Pagano arrivato dal Livorno nel Torino ed è subito protagonista nell'azione immediata 4 minuti dopo del pareggio. Antenucci, la girata, corta respinta di Belec e Rolando Bianchi è spietato, si conferma bomber principe della formazione Granata. Decimo gol stagionale per Rolando Bianchi, rivediamo l'azione, corta la respinta di Belec sulla conclusione di Antenucci e Bianchi è liberissimo e non può che mettere in rete. Finisce così 1-1, c'è ancora tempo per le proteste di Zanetti, già ammonito l'arbitro Baracani, estrae il cartellino giallo, il secondo, espulsione per il giocatore del Torino. Finisce qui la gara 1-1.